Questa serata è stata pensata presuntuosamente benissimo, però non è stata approvata per niente, né con i musicisti, né con quelli che sono lei, Lucio, eccetera, eccetera, né con Berrino, né con Emiliano, eccetera, eccetera. Quindi se arriverà qualche stecca, naturalmente perdonateci, voi comunque applaudite lo stesso. Ma questa storia della pastina, cioè davvero la pastina fa male, ma scherziamo? Ma vede, è soltanto per una questione di masticazione, no? Lei ha mai provato a masticare la pastina che c'è nella minestrina? Sì, ho inseguito i semini nella bocca, ma non è facile. Scappano da tutte le parti, quindi si manda giù. O meglio, ho cominciato a inseguire i semini dopo che Pino Africano mi ha detto che la pastina fa male perché non si riesce a masticarla. Certamente. La digestione della pasta e del pane e dei carboidrati in generale avviene con la saliva, è la saliva che ci permette di digerirlo, perché dobbiamo masticarli molto molto bene, dobbiamo amalgamarli con la saliva, altrimenti appesantiamo veramente quello che arriva nello stomaco. E anche con la pastina non è riuscito a convincere il direttore sanitario del suo ospedale? Senta, cioè continuano a servirla? Sì, effettivamente devo ammettere che lì mi ero scoraggiato un po', non devo aver nemmeno menzionato la pastina nelle mie raccomandazioni. Però, da quando conosco Pino Africano, la prossima volta lo farò. Va bene.